Alleggerire i disagi sulla 14 allungando di 9 giorni fino al 9 luglio i cantieri, ma stop ai lavori nei weekend. È una delle proposte avanzate dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e accolte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, così come si evince dalla riunione convocata per questa mattina dallo stesso ministero. Oltre all'ingegner Placido Migliorino, direttore responsabile della vigilanza autostradale, hanno partecipato l'ingegner Marco Perna, direttore del settimo tronco di autostrade, il presidente Marsilio, il sottosegretario alle infrastrutture Umberto D'Annunzio e il dirigente Emidio Primavera. Oggi ci è stato presentato un nuovo piano, anche su nostre sollecitazioni, abbiamo fatto dei suggerimenti, comunque il nuovo piano presentato da ASPI è sicuramente migliore di quello precedente. Prevede che i lavori invece di terminare il 30 giugno termineranno il 9 luglio per fare in modo che nei fine settimana si possano aprire delle corsie aggiuntive nelle direzioni in cui questo si rende necessario quando si cominciano a formare le code, e questo renderà sicuramente meno di impatto e più fluido il movimento. Le code vengono, diciamo, pronosticate da Autostrade per l'Italia e dal Ministero non più di 2 km nei momenti più critici del fine settimana. Non cambia nulla purtroppo perché il cantiere deve andare avanti, bisogna lavorare da lunedì a venerdì. Per i disagi Autostrade per l'Italia ha proposto un 50% di riduzione della tariffa per tutti gli utenti in tutte le fasce orarie, in tutte le giornate. Ha affrontato anche il tema della terza corsia. Beh, su questo ci sono buone notizie perché considero un fatto rivoluzionario, epocale, che sia oggi visto per la prima volta un documento firmato da Autostrade per l'Italia e condiviso dal Ministero, che prevede appunto l'inizio della progettazione, della prefattibilità tecnico-economica, il primo stadio di progettazione per la terza corsia anche in Abruzzo. Si scende appunto dalle Marche, da Porto Sant'Elpidio fino al confine abruzzese e poi si prosegue in questo studio fino a Pescara. È chiaro che noi abbiamo rivendicato di nuovo che bisogna progettare la terza corsia neanche solo per tutto l'Abruzzo, bisogna arrivare fino in Puglia, bisogna avere una infrastruttura che renda l'Adriatica, la costa adriatica, infrastrutturata e fruibile come quella tirrenica e ugualmente competitiva.